ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Matteo Salvini o la Lega, aiuta l'Italia e l'Europa a ritrovare speranza, orgoglio, radici, lavoro, sicurezza. E quindi io non ho mai affidato al cuore immacolato di Maria un voto o il successo di un partito, ma il futuro e il destino di un paese e di un continente. I dati ci danno ragione, la festa dura pochi minuti perché è il momento della responsabilità. Milioni di italiani ci hanno affidato una missione storica: riportare al centro del dibattito europeo il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto delle famiglie a mettere al mondo dei figli, il diritto dei ragazzi a sperare in un lavoro stabile. È un successo incredibile non solo quello della Lega in Italia. Solo 5 anni fa i giornali parlavano di una Lega in via di estinzione, adesso siamo primo partito a nord e a sud. Abbiamo percentuali sopra il 50% in tantissime città e siamo anche primo partito in tante città del centro e del sud. E ci metterò ancora più energia, ancora più passione, ancora più impegno. Non solo la Lega è primo partito in Italia, Marine Le Pen è primo partito in Europa, in Francia, Nigel Farage è primo partito in Gran Bretagna, quindi Italia, Francia, Inghilterra. È il segno di un'Europa che cambia, si è stufata dell'Europa serva dei poteri forti, delle elite, della finanza, delle multinazionali, e quindi da domani il nostro lavoro raddoppia. Il tempo del festeggiamento è poco, è quasi finito, dura lo spazio di una serata. Ringrazio gli italiani che ci hanno sostenuti contro tutto e tutti. È stata una campagna elettorale che io, come segretario della Lega e come ministro dell'Interno, ho vissuto con passione, con orgoglio, con attacchi quotidiani e vergognosi, però la vita reale è più forte degli attacchi virtuali, quindi usiamo questi consensi non per regolamenti di conti interni. Il mio avversario era e rimane la sinistra, che ha governato male in Italia, in Europa. Gli alleati di governo per me sono amici, con cui da domani si torna a lavorare serenamente, abbassando i toni. Io non ho mai risposto nelle ultime settimane agli attacchi e quindi conto di riprendere in mano domani mattina il contratto di governo e applicare tutti i temi che sono rimasti in sospeso: la riduzione delle tasse, l'autonomia, il decreto sicurezza, le grandi opere bloccate, il decreto sblocca cantieri, il decreto crescita, il sostegno ai disabili, il sostegno alle famiglie. Sarà un periodo economico complicato, lo dico agli italiani, e quindi siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che ci aspettano. Siamo primo partito di un grande paese e vedremo di far valere in Europa le ragioni di questo grande paese, le ragioni degli imprenditori italiani, degli operai italiani, dei medici italiani, degli agricoltori italiani, riportando in Europa il diritto al lavoro, il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza, ma anche i valori, i principi. Qualcuno ha negato le radici giudaico-cristiane dell'Europa, io sono stato sbeffeggiato perché ieri, oggi e domani proverò a testimoniare col lavoro, con gli atti e con le opere una fede in un futuro migliore rispetto a quello che i burocrati e i banchieri europei ci hanno preparato. Quindi sono felice, poi non so se il risultato finale della Lega sarà il 30, il 29, il 31, il 28, il 32. Noi partiamo dal 6% di 5 anni fa e dal 17% degli anni scorsi. Si costruisce, e ripeto, ogni singolo voto che le italiane e gli italiani ci hanno dato da nord a sud non verrà da me usato per chiedere mezza poltrona in più in Italia. Verrà da noi usato per provare a cambiare e a salvare l'Europa. È chiaro che le regole europee vanno cambiate, i vincoli europei vanno cambiati, l'austerità, la precarietà, la disoccupazione elevata a livello di vita per i nostri ragazzi non possono più avere un senso, e quindi conto di avere alleati in Francia, in Germania, in Austria, in Olanda, in Belgio, in Gran Bretagna, in Svezia e in Finlandia per un futuro fondato sul lavoro, sui diritti, sulla speranza,
sulla salute. Guarderemo poi i dati delle elezioni comunali. Io domani sarò in ufficio al Ministero dell'Interno, ringrazio tutti i presidenti di seggio, tutti gli scrutatori, tutti i rappresentanti di lista, tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che hanno garantito una competizione sana, corretta, leale, partecipata. Ci saranno tanti comuni che andranno al ballottaggio dove da sempre governava la sinistra e finalmente dopo decenni c'è una possibilità di cambiamento. Attendo con ansia anche i dati dalla Regione Piemonte e ripeto, se la Lega andrà al governo della Regione Piemonte è chiaro che sarà un messaggio a favore della prosecuzione e della conclusione delle grandi opere. Abbiamo chiesto un voto degli italiani per il sì al lavoro, per il sì alla riduzione delle tasse, per il sì alla riforma della giustizia, per il sì alla riforma della scuola, per il sì alla riforma fiscale, quindi questi milioni di voti che mi ripagano di mesi di impegno, di fatica, di passione, di sacrifici, di minacce, di oltraggi, di bugie, di denunce, di processi, mi danno una forza incredibile, quindi ringrazio gli italiani che mi hanno dato fiducia e ringrazio gli italiani anche che hanno votato per tutti gli altri e conto di riuscire a parlare anche alle italiane e agli italiani che non hanno votato, perché quando 4 cittadini su 10 scelgono di non scegliere evidentemente tutti devono fare qualcosa di più e qualcosa di meglio, quindi per quello che riguarda me, i ministri della Lega, i parlamentari della Lega, i governatori della Lega, i sindaci della Lega, domani mattina siamo in ufficio. Però intanto permettetemi, dopo settimane e mesi di battaglia complicata, ad armi impari, mi permetto di dire senza dolermene, senza fare come si dice a Milano il piangina, ad armi impari, contro quasi tutto e tutti, l'unica parola che mi sento di lasciare all'etere questa notte è grazie. Grazie perché ha avuto fiducia e useremo al meglio questa fiducia, ripeto, non per regolamenti di conti interni, questa è una politica vecchia, provinciale superata, io non chiedo mezza poltrona in più, mezzo ministro in più, mezzo sottosegretario presidente in più, chiedo solo un'accelerazione sull'attuazione del programma di governo. Meno tasse, quindi è ovvio che nessuno aumenterà l'IVA, nessuna patrimoniale sulla casa, sui conti correnti. Il voto di oggi ci dice che cambiano le regole dell'Europa. Non solo per scelta degli italiani, ma per scelta dei francesi, per scelta dei tedeschi, per scelta degli inglesi, per scelta degli ungheresi, per scelta dei polacchi, per scelta dei finlandesi, per scelta degli svedesi, dei danesi, e quindi è nata una nuova Europa. E lo dico a quelli che hanno affossato il sogno europeo trasformandolo in un incubo, sono orgoglioso che sia la Lega a essere partecipe di questo nuovo rinascimento europeo, fondato sul lavoro, sulla libertà, sui popoli, sui diritti. Adesso torno in ufficio a guardare i voti reali, però ogni singolo consenso di ogni donna e di ogni uomo, da nord a sud, sono per me la conferma che abbiamo governato bene in questi mesi e abbiamo il dovere di governare ancora meglio nei prossimi mesi. Per quello che mi riguarda, a livello nazionale non cambia nulla. La mia parola vale più dei sondaggi, vale più dei voti, il mio avversario non ce l'avevo in casa, ma il mio avversario è il Partito Democratico che ha mal governato comuni, province, regioni ed Europa e quindi il mio obiettivo è di continuare a dare un buon governo agli italiani, anche perché penso e spero che la somma dei due partiti al governo da un anno superi ancora il 50% e quindi questo ci dà la forza, la voglia e l'entusiasmo di andare avanti. Quindi ci tenevo a dare queste mie emozioni, sensazioni, gratitudini e ringraziamenti prima della una di notte e adesso auguro a tutti voi buon lavoro, torno in ufficio e domani sono al Ministero dell'Interno a garantire la sicurezza di questo splendido paese che oggi ha dato una dimostrazione di orgoglio, di dignità e di voglia di futuro in cui io ho sempre creduto e quindi ringrazio i milioni di italiani che ci hanno e mi hanno dato questa forza. Grazie mille. Sì, vi sento di nuovo.
Datemi la linea, c'è Giorgetti. Sì. Ma che sta mettendo? Sì, è lui. Alberto Giustano. Sì, è lui. Sì, sì, vi sento, mi sentite, guardate, possiamo inquadrare dalla finestra, è appena uscito.